Ciao a tutti, sono Simone Testa e frequento la quarta B del liceo classico Concetto Marchesi di Mascalucia. Oggi sarei definito un nativo digitale, proprio perché sono nato con un telefono in mano, con le LIM a scuola e con un computer a casa. Ma durante la lettura di Hello World ho dovuto rivalutare il mondo che mi circonda. In un presente in continua evoluzione e in un futuro incerto, Hanan Fry, matematica e docente all'University College di Londra, ripercorre le tappe che hanno segnato l'affermarsi della tecnologia nel mondo di oggi. Ci parla di com'è essere umani nell'era delle macchine. Lo fa a partire dalla famosa partita di scacchi persa dal maestro Kasparov contro il computer Deep Blue, che segna l'inizio dell'era tecnologica. Poi attraverso noti esperimenti e analisi probabilistiche, il teorema di Bayes mi viene in mente. Gli algoritmi sono ovunque, dalla carta fedeltà che usiamo alla cassa di un supermercato alla serie TV che guardiamo su Netflix la sera prima di andare a letto. Questo libro descrive due tipi di intelligenze, quella umana e quella artificiale. Lo fa senza mai sbilanciarsi né dall'una né dall'altra parte. E durante tutta la lettura alleggia implicitamente la domanda di quale di queste due intelligenze mi dovrei fidare. Colgo l'occasione per ringraziare la mia preside, la professoressa Lucia Maria Asciuto, che ha creduto in questo progetto. Un progetto che mi ha avvicinato al mondo della divulgazione scientifica. Un mondo che credevo troppo lontano e troppo complesso per me, invece mi sono davvero ricreduto. Inoltre ringrazio il professore Francesco Santamaria, che mi ha guidato con grande disponibilità durante tutte le fasi del premio Asimov. Concludo dicendo una frase che ho inserito nella mia recensione, ovvero consiglio questa lettura a chiunque voglia lasciarsi affascinare da sistemi di algoritmi e allo stesso tempo voglia imparare a guardarsi intorno con spirito critico.